Amici, è il 30 gennaio 2021. Hanno inizio festeggiamenti per il 45esimo anno del Premio Nonino, nel rispetto delle regole e di quello che sta succedendo, visto che il Premio Nonino deve essere vissuto, non può essere fatto online. È vissuto, dobbiamo guardarci negli occhi, dobbiamo parlarci, dobbiamo sentire che ci stimiamo e che ci vogliamo bene. Quindi, a nome di Benito, Cristina, Antonella, Elisabetta, Francesca, che sono in presenza, e Chiara, Davide, Sofia, Gaia, Caterina, Beatrice e Costanza, vi diamo il buongiorno e il benvenuto più bello. E io, ovviamente. Vorrei leggervi quello che il nostro indimenticabile Ermanno ha detto. La vita del nostro esausto pianeta, e quindi la nostra vita, ci induce a meditare sui nostri doveri e sulle nostre responsabilità, ma soprattutto sui diritti delle generazioni che in futuro abiteranno la Terra. Ecco, i giovani, voi giovani che siete i più penalizzati, noi dobbiamo combattere, perché dobbiamo restituirvi quello che anni e anni di dimenticanza dei doveri verso la Terra in particolare l'abbiamo distrutta. Siamo arrivati a un momento di non ritorno. Mi auguro di essere tutti assieme sabato 29 gennaio 2022 per poter festeggiare i 45, a questo punto 46 anni, del Premio Nonino. Appena potremo, cominceremo a portare questo nostro desiderio e soprattutto i valori del premio da Parigi a Berlino, da Berlino a Milano, da Milano a New York, e poi vai nel mondo intero, con grande gioia e grande emozione che vi anticipiamo che il Premio Nonino ha inserito in giuria due nuovi membri meravigliosi: la grande Suada Miri e il nostro meraviglioso Giorgio Agamben. Un grande applauso! Ve lo dico col cuore, la prima grappa di Monovitigno Piccoletto la dobbiamo a questo signore. Ce la faremo, sono sicura! Dio vi benedica! The last Saturday of January has long been a day of major celebration for the Nonino Distillery, for the Nonino family, and for all their friends worldwide. On that festive day, we all come together in Percotto to salute writers, both poets and novelists, artists of every kind, scientists and philosophers, as well as those whose work contributes to the cultivation of the land and to the riches it brings to humankind. A year ago, the January celebration actually took place in California, when the Nonino Distillery was the focus of a well-deserved international recognition. This year, unfortunately, the epidemic changed our plans. But in 2022, next year, the Nonino Prize festivities will return and continue a tradition of decades in honoring, through its prizes, those who most contribute to the betterment of humanity. The jury of the Nonino Prizes is central to the Nonino celebration. As president of the jury, I am honored to salute all who contribute to this tradition, and in particular, I'm happy to welcome two new members, the architect and writer Suad Amiri and philosopher Giorgio Agamben. To them, and to all in the Nonino family, I send my best wishes for a healthy and productive new year. Thank you. Pour la 45e année du Premio Riesel d'Or, c'est l'occasion de dire que ce prix est
à ma connaissance, le seul prix que la culture décerne à la nature. Il est sans doute un des rares prix dans le monde qui célèbre la poésie qu'écrit la terre, et en particulier cette poésie écrite par la sève, par le sang de la vigne. I am really humbled and honored to be a jury member for this prestigious international Nonino International Prize, but also to be part of the extended family of the hard-working family Nonino family. In 2014, when I was awarded the Resti d'Oro Nonino Prize, I met this incredible, outstanding, loving woman, Gianolla Nonino. Watching her taking care of every single detail in that ceremony, with her daughters, her granddaughters, and every member of her family, made me realize more than ever that women can make a difference in this world the way she did. For reviving a very distinct type of vineyard is not an easy job. Not only revive it, but also recognized internationally. I, who work with peasant architecture in Palestine, particularly really care for peasant culture. It took a world pandemic for us to realize the importance of Mother Nature, the importance to revive, to take care of rare species, but also to address important issues such as global warming and the environment. It took 45 years to realize how avant-garde-ish, how important, how visionary these values, which are all embodied in the Nonino Prize. Thank you again. I'm really honored. We're living through a dark time, although I don't know of any period in human history that glowed with light. These are exceptional days, days of plague, of political mayhem, of ever-increasing threats to what a great friend, late Ermanno Olmi, described as our exhausted planet. As we know, the Premio Nonino was established originally to celebrate and cherish the fruits of the earth and to emphasize the care, indeed the love, that is required to protect the earth that provides us with such abundance. Today we need to be even more emphatic, even more caring, even more loving in our approach to nature. The Nonino family has done superb work over the past 45 years to honor local crafts and international culture. I'm extremely proud to be a member of the jury of the Premio, and I look forward with the keenest anticipation and hope to that magical day, January 29th, 2022, when the prize will next be presented in Percoto. Evviva! Cara Gianolla, a te e a tutti i tuoi un affettuoso saluto e per dirci appunto alcune considerazioni sul nostro premio. Il tempo è stato più crudele per questi uomini e donne del nostro presente, perché ci ha messo di fronte bruscamente a quelli che sono i rapporti di equilibrio che ci devono sempre essere fra tradizione accumulata nei secoli in ogni cultura locale e la stragrande carica di innovazioni che si è venuta proponendo in questi brevi anni. Ora è chiaro che noi abbiamo per vocazione la ricerca dell'equilibrio e quindi del rispetto di ciò che è stato la tradizione
e il rispetto e il controllo per ciò che sta avvenendo nel presente così singolare. L'insieme di queste situazioni ha generato una pluralità di rotture nel campo, sempre naturalmente, della società nel suo insieme, che si chiamano, ahimè, tutti lo sappiamo bene, rottura delle generazioni, il rapporto con gli anziani, la caduta demografica, che è impressionante ovunque, devo dire, e questa crescita impressionante davvero della ricchezza di pochi rispetto alla scarsa disponibilità e risorse finanziarie della gran parte delle persone. Auguriamo a te e a tutti i membri della giuria di poter avere un apporto splendido nel momento in cui questo patrimonio vero e proprio di cultura concentrata nella giuria del premio darà sicuri apporti e stimoli a allontanare tutti questi enormi pericoli di cui abbiamo fatto cenno. Nella giuria del premio, anche con le nuove acquisizioni, c'è un concentrato di intelligenza impressionante. È un patrimonio a disposizione dell'azienda, naturalmente, ma anche di tutto il bene comune della nostra realtà circostante. C'è una linea di coerenza che lega i 45 anni dei lavori della giuria, perché in questi anni c'è sempre stata la linea di indicazione nella condivisione dei principi che abbiamo accolto nei libri, nelle conferenze, nelle presentazioni. Oggi, se posso dire, la grappa Nonino è un'icona che si è affermata nel mondo attraverso queste realtà di persone, di uomini e donne straordinari che continuano con lungimiranza e unicità, dovrei dire, a produrre questa occasione straordinaria che per il momento, ahimè, abbiamo dovuto sospendere. Buonasera, sono molto contento, felice, je suis plus que heureux de participer à un moment de célébration du prix Nonino. Ce prix qui parle toutes les langues et donne un message à tout le monde. Ce prix témoigne surtout du caractère de toute la famille Nonino, mais surtout de Gianno, de Benita, Antonella et tant d'autres, tous que j'ai connus, tous des amis. C'est juste pour témoigner que ce qu'ils ont apporté année après année a donné toute la saveur à ce prix. Parce qu'il témoigne, il est le miroir pour Gianola, pour Benito, pour Antonello et tous les autres témoins, surtout de la générosité, qui vient du cœur et aussi l'effort, et ensuite ce qui est récompensé dans tous les domaines dans le prix, c'est la qualité, c'est un mot très précieux
Parce que dans le prix, ça touche à tous les aspects de la vie culturelle, non seulement en Italie, mais partout. La qualité, ce qui transforme une approche d'un musicien, un interprète, un acteur, un texte, c'est la qualité. C'est un mot sans définition. Mais on le sent tous, on peut le sentir ici et dans le cœur. Et le cœur, c'est la grande qualité que toute la famille Nonino apporte au prix. Toujours, tout vient du cœur. Et la grappe, dans la haute qualité, c'est la création de la famille Nonino. Alors, quand les Nonino, grâce à la possibilité de donner un prix, encourager tous les domaines de la recherche, non seulement culturelle, mais scientifique. Moi, j'ai eu la joie, le plaisir et l'honneur de recevoir un prix. Et grâce au prix, je suis devenu partie du jury qui décide chaque année à qui donner le prix. Et c'était merveilleux avec mes collègues. Oh, je ne peux pas les citer tous, mais je sais que j'ai pu donner moi-même un prix à Ariane Mnouchkin pour le Théâtre du Soleil, qui était une chose remarquable. Qu'elle faisait avec très, très peu d'argent, mais à la recherche d'un théâtre libre, d'une vraie qualité. Il y avait Antonio Damasio, qui dans le realm de la neurologie, cherche avec la même ardeur. Et je ne peux pas continuer avec une liste, parce qu'il y a tant de personnes, année après année. Et maintenant, avec le monde où tout se détériore, le symbole est, dans mon espoir, la continuité du prix Nonino et de la plus grande importance partout, partout. Alors, hommage et bonne chance. Et féliciter à tous qui sont concernés par il primo Nonino. Grazie. Il premio Nonino da 45 anni preserva i valori della civiltà contadina. Civiltà contadina che ha prodotto la quasi totalità dei riti e dei miti delle culture di tutto il mondo. Civiltà contadina che ci ha insegnato ad alzare gli occhi per osservare quella meraviglia che è il cielo stellato, a guardare, rapiti, lo scoppiettare di un fuoco, a rimanere incantati davanti allo scorrere di un ruscello, ad affondare le mani nella terra ed ascoltare il suo profumo. Miti e riti che hanno ispirato e ispirano i grandi capolavori di tutte le arti. Un patrimonio inestimabile che non dobbiamo relegarlo nella memoria, ma neanche tenerlo vivo, ma viverlo. Miti e riti che senza rendercene conto segnano anche oggi la nostra quotidianità. E all'origine di tutti i miti è la Dea Madre Terra, Dea che ci nutre senza nulla chiedere, da amare e rispettare. Da quasi mezzo secolo il premio Nonino porta avanti questa battaglia e continuerà a farlo. Il premio Nonino si svolgerà
come sempre da tanti anni, il prossimo 20 gennaio, una data che è come un marchio. Il premio Nonino significa concretezza, incontro, persone partecipi, presenti, concrete, vive. In tutti questi anni il Nonino ha premiato personalità di eccezioni, contribuendo alla più larga conoscenza della loro opera e dei valori che essa trasmette. Grandi figure della letteratura, della filosofia, della scienza, dell'arte, del lavoro, della terra. Maestri che il premio ha fatto conoscere e a far sentire nostri ancora di più. Grandi figure dei paesi più diversi, vicini e lontani, anche nostri compagni di viaggio. Quest'anno la giuria si arricchisce di due altri giurati. Giorgio Agamben, scrittore e filosofo, e Suad Amiri, architetto palestinese, scrittrice, attenta ai valori della sua gente e della sua cultura, quali voci universali del grande unitario concerto del mondo. When I won the Nonino Prize in 2009, it was just really lovely. It wasn't just that I had the most wonderful experience of Italian hospitality with the Nonino family, very remarkable family. It was also that my book had the opportunity to be recognized in Italy and internationally. And I felt that I was very fortunate to be in very good company. And the wonderful writers who've won this prize in the past, writers I love, like Chinua Achebe, writers I respect, like William Trevor. The prize for me is a mark of excellence. And it's always wonderful to have your work be validated. And it's even more wonderful when it's validated by a family that clearly loves literature. So the Nonino Prize is very close to my heart. Greetings to all of the friends of the Nonino Prize. As you know, this prize has been going for 45 years. This will be the first year that it doesn't take place because of the pandemic that we're all experiencing all over the world. I really hope that the absence of our meeting, the fact that we can't get together, we can't all meet in a beautiful part of the Italian countryside, reminds us how important these kinds of personal meetings are, and how important things like the Nonino Prize are that bring together people from different walks of life, people from the world of culture, people from the world of agriculture, people from the country, people from the city. It's an event that brings together these very different groups. And in a year when we can't do it, I hope that we're reminded of how important these kinds of meetings are. The Nonino Prize started as a celebration of rural culture. And of course, since then it's expanded that idea to include the idea of culture more broadly, of biodiversity, of sustainability, and of the integration of city and countryside. I know that we will meet again next year when we can. I wish you all the best of health and success in the meantime, and thank you for your support of the prize. Io ho ricevuto nel 96, il premio Nonino, sembra ieri, eppure sono ben 25 anni fa, e l'ho ricevuto per un mio saggio dal titolo I nomi del mondo, a cui sono ancora oggi molto affezionato, nonostante la distanza, perché è dedicato alle parole perdute della nostra civiltà contadina, per quella parte almeno che costituisce ancora oggi una delle
profonde radici del nostro vivere, del nostro essere al mondo. E a pensare a quella gran giornata, alla vostra festosa accoglienza, ebbi l'occasione di conoscere allora persone indimenticabili come Ermanno Olmi, come Claudio Abbado e il grande critico palestinese Edward Said, che fu premiato con me. E sarà forse a contrasto anche con il momento attuale così incerto, così triste in fondo, perché il ricordo di allora si fa adesso ancora più intenso. Tant'è che ricordare oggi insieme il 45esimo, se non sbaglio, anno del premio, mi porta soprattutto a sottolineare una cosa, a sottolineare il messaggio che il Nonino ha inteso e intende sottolineare, ecco, trasmettere intorno ai valori della civiltà contadina, la terra che abitiamo, questo nostro soffocato e sempre meno verde pianeta. Ma dobbiamo avere speranza, e voi ce l'avete, il mondo deve tornare in sé, dobbiamo puntare a far rivivere il nostro pianeta, far sì che si riprenda in nome del rispetto, in nome dell'amore, in nome della gentilezza, direi anche, potrei dire, per la terra, che poi in definitiva vuol dire anche amore per gli altri, amore per il prossimo, un rispetto che ci eviterà certamente catastrofi e le può certamente prevenire. Non sono uno che voglia esortare a guardare indietro, cioè al mondo, il mondo cammina e la nostalgia per il contadino scomparso può correre il rischio di portarci a mitizzare il mondo di una volta, esaltare bontà e bellezza di qualcosa di perduto, e finiremmo così col sopravvalutare il passato per contrasto al presente e così scivolare nel rimpianto. No, nessuno di noi, nessuno di voi vuole esaltare il carro tirato dai buoi che è scomparso o il lume a petrolio. Non è questo l'intento del Nonino, certamente, dei Nonino. Non è questo che con l'iniziativa del premio guardano al futuro, guardano al futuro che verrà, guardano alle cose che si sapranno fare e valorizzare. E il loro entusiasmo e il loro impegno conserva ancora la vitalità e la freschezza, direi, dei giovani che guardano avanti. Perché i giovani sono un po' come loro. Sono come loro perché anno dopo anno sono nuovi i giovani e insieme antichi. Antichi perché sanno di lavorare in un mondo nuovo che è vecchissimo come il lavoro della terra, come il mondo rurale, un mondo di grande tenuta e un mondo di perenne costanza, posso dire. Quindi voglio festeggiare con voi i 45 anni del premio, porgendovi tanti e tanti auguri per quelli che verranno. Buongiorno a tutti dal Premio Nonino, sono Simone Caporale e quest'anno, sarei dovuto essere lì con voi, chissà, a preparare un cocktail con una buonissima grappa Nonino per tutti quanti. Però il pensiero e il desiderio rimane sempre per il prossimo anno. E ci tengo a ripetere questa frase che già menzionai qualche anno fa in un'intervista appunto a uno dei primi Premi Nonino. La famiglia Nonino, persone straordinarie, certo sono conosciute in tutto il mondo per i loro distillati meravigliosi, ma qualsiasi cosa i Nonino avessero fatto sarebbero comunque stati la famiglia Nonino. Ciao, un bacio a tutti. So we're very sad to not be joining the Nonino family for the prize ceremony that would have been happening in its 45th year this year. Obviously, it's strange circumstances, but we as Paul were incredibly proud to be recipients of the prize in the past, and we wish everybody all the best wishes until we can get back together and support these amazing awards that support our incredible world of food and drink.
Vorrei esprimere tutto il mio affetto e la mia immensa gratitudine alla famiglia Nonino, che insieme ad una prestigiosa giuria mi ha conferito nel 2017 il premio Nonino Resit d'Aur Barbatella d'Oro per il mio lavoro di ricerca e conservazione dei vecchi fruttiferi. Questo lavoro, fatto da molti anni, spesso in solitudine e in silenzio, è stato finalmente riconosciuto proprio dal premio Nonino, che sottolinea da sempre questi importanti valori: l'amore per la terra, per un'agricoltura rispettosa dell'ambiente e delle persone, per le nostre radici soprattutto, che sono la nostra identità e la nostra vita. Senza le nostre radici non saremmo nessuno, saremmo delle foglie in balia del vento, e invece vogliamo essere dei grandi alberi con profonde radici. Tutto questo io l'ho sentito ovviamente vicinissimo al mio essere, alla mia passione, al mio lavoro, e aver ricevuto questo riconoscimento proprio dalla famiglia Nonino, che è riuscita a concretizzare questi alti valori, è stato per me un grande incoraggiamento per un lavoro di ricerca e di conservazione che in questi anni passati è sembrato anacronistico, ma invece adesso sappiamo quanto la terra e i suoi valori siano l'unica certezza a cui ancorarsi. Quindi grazie, infinitamente grazie al premio Nonino. Beh, che bella cosa essere ricordato dalle ragazze Nonino, dico io, da Gianola, da Benito. Quando sono entrato in questa avventura che non smette praticamente di stupirmi, non volevo crederci quando mi comunicarono che ero stato designato. Credo fosse stata la Antonella. Ma non potevo crederci, mi domandavo, ma che c'entro io col premio Nonino, con tutti quei nomi e quelle persone così straordinarie che hanno avuto il premio? Naturalmente mi dovetti rendere conto, ovviamente, che non era a me che veniva indirizzato il premio, per quanto fosse poi la mia persona a essere lì, ma era la storia che avevo vissuto e che si era sviluppato proprio in questa regione. Insomma, erano le 500, 1000 operatori della salute mentale di Trieste, come di Gorizia, ma soprattutto era questa grande esperienza di cambiamento, di critica e di ribaltamento delle istituzioni totali, di restituzione di diritto, o di un cammino lungo di restituzione di diritto ai più fragili. Dunque era per Franco Basaglia questo premio, che aveva cominciato appunto in questa regione, a Gorizia, e da lì poi con giovani come me e tanti altri, questa storia, passando da Trieste e per altri posti, sta girando il mondo, e dovunque ormai, se si vuole affrontare il tema della salute mentale, non si può che interrogarsi su che cosa ha fatto Basaglia, nel bene e nel male, con la critica e senza la critica, ma è questo.
nel clima di entusiasmo, ma di eccitazione, che se uno non ci sta non lo può immaginare, di quei giorni che per me sono ricordati con molta felicità, dell'incontro a Percoto, della consegna dei premi, di stare in mezzo, insomma, no, a questa morbosa allegria di Gianola e delle altre donne, mi sono reso conto ancora di più che se questa storia era nata proprio negli anni in cui nasce l'impresa Nonnino a Gorizia, a Trieste, nel Friuli, la storia di Nonnino e della loro grande capacità imprenditoriale, della passione che hanno messo nelle cose, e del tentativo continuamente di stare al passo, di innovare, di interrogarsi, ecco, di domandarsi sempre: ma io che cosa ci faccio qui per dire che devo muovermi, devo andare? Mi sembrava che fossero due percorsi, due storie, per quanto molto apparentemente distanti, ma quantomeno nel coraggio del cambiamento, nel coraggio del rischio, nel coraggio di intraprendere, rappresentassero in qualche modo anche la generosità, insomma, no, di questa nostra regione, questa capacità di lavorare, di rischiare e in qualche modo di girare il mondo, ecco, di star qui, come, ma anche avere uno sguardo sempre pronto a interrogarsi sulle cose del mondo. Ecco, io chiudo naturalmente ringraziando la giuria che a sua volta volle dare questo premio, ma poi anche questo bel ricordo della straordinarietà del gruppo, no? Io dico delle sorelle Nonnino e di Gianola, straordinario. Se ci si sta in mezzo si capisce che cos'è questa straordinarietà, ma anche quanta fatica costa, ma anche quanto produce, ma anche quanto fa gioire e quanto fa soffrire. Grazie, naturalmente. Devo dire che sono molto contenta di ripensare ancora a quel grande premio che avevamo ricevuto. E quindi è stata una cosa meravigliosa nel 2013, che avevo una grande sorpresa quando ho iniziato e anche alla fine, quando abbiamo visto anche tutte le persone che erano lì invitate dalla famiglia per festeggiare il loro grande momento. Certo, era un momento particolare in questo momento del 2013. Ne hanno fatto tante volte in tanti anni. E quindi ero così felice di andare da loro, di vedere loro così bravi, così perfetti in tutto e per tutto, una famiglia con le figlie che erano stupende tutte quante. Era una meraviglia. E poi avevamo anche una bella sorpresa accanto, i due primi chef dell'Italia, che avevano già ricevuto 3 stelle, tutti e due, hanno fatto tanto per il paese d'Italia. E quando sono stata invitata io, è stato anche perché avevo ricevuto anch'io la 3ª stella Michelin. E quindi è stato un grande piacere per me di vedere tutte queste cose, di andare a vedere le persone della famiglia e di essere accanto ai miei colleghi che avevano una grande importanza. E quindi ero molto felice e ringrazio ancora molto i miei colleghi, amici, Nonnino, perché sono stati una cosa che sento come se fosse in questo minuto, una cosa che non potrò mai dimenticare. Grazie mille a tutti voi. Grazie. Thank you.
Buongiorno o buonasera famiglia Nonnino, tutta la famiglia, amici, giudici. Sono passati 7 anni già da quel bellissimo giorno nel cuore dei campi, dello spirito della famiglia Nonnino, in cui siamo stati riuniti per pensare allo spazio, al tempo, al futuro profondo e al passato profondo. Tutte cose essenziali per l'agricoltura e per la coltivazione dello spirito umano. Molto è cambiato in questi 7 anni. Soprattutto la nostra capacità di immaginare chiaramente qualsiasi futuro. Con così tanti dei nostri incontri con gli altri e con la realtà relegati al regno virtuale, è difficile sentire o ricordarsi di sentire la terra sotto i nostri piedi, nelle nostre mani e nelle nostre menti. Eppure, se c'è qualcosa che l'esperimento Nonnino, ed è un grande esperimento, l'esperimento Nonnino, ci dice, è che ascoltando al Covid, a tutti i diversi messaggi del Covid, sentiremo un messaggio che viene detto chiaramente. Questo è un forte avvertimento sulla nostra capacità come specie di resistere tra le altre specie su questa gloriosa pianeta. Non possiamo continuare a vivere vite in cui usiamo più risorse della pianeta di quanto essa ne possa produrre. Non possiamo indulgere in fantasia di evasione. Non possiamo affidarci alle belle speranze che la tecnologia trovi una magica via d'uscita dal nostro disastro. Dobbiamo ascoltare tutto ciò che la pianeta sta cercando di dirci, che la Terra sta cercando di dirci, e fare cambiamenti radicali per conto di persone che non conosciamo, che non conosceremo mai. Molte generazioni che verranno dopo di noi se facciamo cura. Persone che non solo non sono ancora nate, ma sono veramente non ancora immaginate. Per loro dobbiamo fare grandi sacrifici, sacrifici personali, sacrifici che chiaramente non siamo disposti o capaci di fare. Una delle grandi cose della famiglia Nonnino, la famiglia Nonnino, nel senso più ampio di questo termine, è che tutti tengono la terra nella loro mente mentre svolgono il loro lavoro creativo o scienziato o scientifico. Il frutto della vite, soprattutto, dipende da quella stessa terra da cui dipende la mente creativa e dalla stessa realtà di quella che la mente scientifica indaga. Dobbiamo muoverci con coscienza, volontà, generosità e tenerezza, come i nonnini curano il loro pezzo di terra. Questo è il dono che ha fatto a tutti noi questa straordinaria avventura con voi. Un impegno profondo per il futuro della terra, dell'aria, dell'acqua e il coraggio di amarla a di sopra di noi stessi. Grazie, vorrei tanto essere con voi.
sento la vostra mancanza. Fate cura. Grazie. Hi everyone! We're so sad that we can't join you for the favorite party of the year this year, but hopefully next year we'll be back in our favorite city with our favorite family. And thank you so much, all the Noninos, for all the amazing work you do to protect biodiversity, because it's so important. And next year we will be there making a cocktail for everybody all together with a beautiful Grappa Nonino. Ciao! Ciao! Nous traversons tous une période délicate, inquiétante, mais en même temps, c'est une période qui nous permet de faire une pause et de méditer sur l'état du monde et sur notre destin. Il me semble qu'il y a deux enseignements importants de cette période, de cette crise. Le premier, c'est que l'humanité a besoin d'établir des relations plus saine avec la terre, avec la nature, avec le monde animal. Et il me semble que, avant cette crise, nous ne donnions pas suffisamment d'importance à cet aspect des choses. L'autre enseignement, c'est que l'humanité a beaucoup progressé, mais elle ne sait toujours pas dans quelle direction elle devrait aller. Il y a un problème d'orientation. Nous ne savons pas quel monde nous voulons construire, quelle société nous voulons construire. Et il me semble que c'est d'abord la culture qui nous permet de réfléchir à ces questions et de trouver notre voie. Et le prix Nonino est destiné dès sa création justement à ces deux aspects essentiels. D'un côté, le lien avec la terre, le respect de la terre, et de l'autre, la primauté de la culture. Et c'est pour cela que j'aimerais saluer à la fois les fondateurs du prix, les jurys et tous ceux qui ont contribué à faire vivre ce prix, à lui donner son importance, son rayonnement depuis così.
12 mesi chiusa qui, una voce mi chiama da lontano, un aiuto, un'amica, una mano. Per il premio Nonino, 45 anni spesi per la salute della terra, con gli amici vicino, con la gioia del lavoro insieme, con le idee, con la ragione e il bacio dell'invenzione. Un fuoco acceso, un canto sospeso, tre parole e un sorriso. Non posso star senza, non posso star senza, non voglio star senza questa luce. Un filo d'oro, Dio, che voce, una speranza. Allora, when you talk to people about companies who sell and produce alcoholic beverages, some of them talk about fast-moving consumer goods. So they are into this business because they want to make business and they want to earn money and they want to sell lots of it and they want fast-moving consumer goods. And then there's other people. There's people who are into it for tradition, innovation, family business. They're into it for quality. They take care about the environment because they know that it's very important to think about the future and not only make money today. So they have values and they respect the community and then they take care about this. So the family of Nonino is one of the glory, exciting examples for this style of entrepreneurship. And it's amazing to see that they give a prize out for people and organizations who have the same values and take care about the community and not only about some fast moving consumer goods. Thank you, Family Nonino, for doing this. Ciao, cacao. Good afternoon, I'm Jim Meehan, coming at you from my kitchen in Portland, Oregon. I'm here with the bittersweet news that the Nonino Awards for this year will be postponed till next January. As a previous winner on behalf of my partners in Europe for the organization POUR, I can say that I believe that the Noninos have made the right decision to do this. We are in the midst of an unprecedented crisis where our world has to come together to unify, to meet the challenge that the coronavirus faces. And after 45 years of bringing the most inspirational people you could ever imagine together to Italy to celebrate their achievements, I believe the right decision was made this year to unify us together to stay home and wait till next year to award this prestigious prize. It's, I think, perfect that a prize that was created to raise awareness for the indigenous varieties of grapes in Friuli that the Noninos have spent their whole life preserving and making the most beautiful and delicious grappas in the world also brings us to something else that they've brought to us in the wine and spirits world, and that is Amaro. Amaro is the bitter that usually comes from all different regions of Italy. It is something that oftentimes has citrus and different bitter herbs. It's medicinal. And I think that for me, we in the beverage industry, we think of the Ninos as the great producers of the grappa, but we also think of them as the greatest producer, or at least of my favorite, Amaro. So with bittersweet resolution that we will all come together as a world and solve our problems, I toast to you. I thank the Noninos for bringing continued awareness and visibility to all of the artists and architects and creative people who are working together to raise these values. Cheers. 亲爱的Nonino家族的朋友们，你们好。
好久没见了，经常会想到你们。我非常荣幸地获得了第30届诺尼诺国际文学奖。获奖的消息传到我这边之后，我当时是很兴奋。后来我跟我女儿一块去参加了你们的颁奖典礼，你们的热情好客给我们留下了难以忘却的美好的印象。你们的颁奖典礼的随意性，亲切性也是我从来没有体验过的。总之，诺尼诺奖跟意大利的人的热情好客，跟威尼斯以及威尼斯附近的美好的自然风光，当然也跟诺尼诺所制造的美酒佳肴都密切的联系在一起。事情虽然已经过去了十几年，当时的许多情景依然还在历历在目。那我祝愿我们这个诺尼诺家族的事业更加兴旺发达，也祝愿我们这个诺尼诺国际奖赢得越来越高的声望，也希望获得了诺尼诺国际文学奖的朋友们也尽早能获得诺贝尔文学奖。最后真诚的祝愿我还保留了你们送给我的美酒，我不太舍得喝，特别高兴的时候会拿出来喝一小杯，喝了你们制造的美酒，就想到了你们一个个的亲切的热情的美丽的笑脸和你们爽朗的笑声，一切历历在目，生活如此美好，感谢你们。È stato un anno difficile, è stato un anno triste, crudele, molti noi ci hanno abbandonato, però una cosa abbiamo imparato che noi non possiamo salvarci da soli, che siamo tutti sulla stessa barca, sullo stesso grande pianeta, su questa astronave Terra, e noi possiamo salvarci solo collettivamente, non c'è una salvezza separata per ciascuno di noi. Ma questa coscienza intellettuale deve essere accompagnata anche da un sentimento, da un atto di amore, di affetto per tutta l'umanità. Sono i valori che il premio Nonino dal 1975, da quando è istituito il premio Barbatella d'Oro, ha sempre cercato di difendere. I valori della difesa sia della tradizione delle nostre radici che dell'affetto delle solidarietà fra gli uomini. Il premio Nonino è cominciato come una barbatella e adesso è diventato un grande albero che abbraccia tante storie, tanti romanzi, tanti racconti, e sulle quali la cosa più principale è il significato di tutto questo che viene fatto, significato e affetto senza il quale noi non possiamo salvarci. Amore, amore, tra i colici più cali baci avrò.
quasi 50 anni il premio Nonino è stato un elemento importante per la cultura italiana. Non è stata un'operazione di nostalgia verso un mondo contadino ormai superato, ma bensì la coscienza che i valori e la memoria di questo mondo sono importanti e vanno preservati per disegnare un futuro sostenibile. In questo momento in cui l'umanità sta attraversando tre grandi crisi in contemporanea, la crisi pandemica, la crisi economica e la crisi climatica, noi abbiamo bisogno di ritornare a questi valori e questi saperi, di comprenderli. Mi viene in mente un'affermazione del grande Edgar Morin. Questa crisi suscita centinaia di fiori, di idee e di iniziative. Ma chi preparerà il bouquet? Ecco, io penso che il compito del premio Nonino è contribuire a creare questo bouquet. Il premio Nonino è uno dei più amati dei miei premi, anche perché mi chiamò Ermanno Olmi. 10 anni fa mi chiamò a Parigi e mi disse se volevo prendere il premio Nonino. E io disse naturalmente sì, ma gli chiesi: ma perché questo è un premio per pensatori? E io mi considero piuttosto un costruttore di spazi per la gente, spazi dove la gente possa trovarsi e condividere dei valori, insomma, dove si possa costruire il senso di appartenenza, di convivenza. E appunto mi disse: appunto, questo è il tuo pensiero, quindi sei un pensatore. E beh, lo amo anche perché è un premio alla bellezza. La bellezza in senso vero, profondo, classico della parola. La bellezza è quello che non si vede. La bellezza della poesia, della letteratura, del pensiero, della sapienza, della conoscenza, della solidarietà. È un premio alla bellezza e un premio alla sobrietà della terra, naturalmente. E non c'è nulla di più sobrio di un buon bicchiere di grappa, questo è sicuro. Questa è anche una ragione per cui amo questo premio. E gli sono grato. Quindi grazie Nonino, grazie al premio e gli auguro ancora 1000 anni di vita. Grazie. Il premio internazionale Nonino, che ogni anno trasforma il piccolo centro friulano di Percoto in una sorta di capitale della cultura, è stato pensato e avviato 45 anni fa da Giannola Nonino, con grande lungimiranza e spirito di innovazione. Giannola Nonino è una imprenditrice ormai famosa nel mondo, friulana, che l'Università di Udine annovera fra i suoi laureati honoris causa. Il premio in realtà nacque come un premio tecnico nel 1975, intitolato Risit Daur, perché era intenzione proprio di Giannola promuovere e valorizzare vitigni autoctoni friulani che erano in pericolo, in via di estinzione. Lo cito con particolare attenzione perché nel 1987 l'allora Facoltà di Scienze Agrarie dell'Università di Udine ricevette questo premio proprio per le sue ricerche volte a valorizzare, a reinserire, ricoltivare questi vitigni mantenendone inalterata la tradizione e la qualità. Queste iniziative possono sembrare naturalmente una forte leva di marketing culturale per un'azienda che ormai è diventata popolare nel mondo come il suo prodotto Made in Friuli, il distillato. Però io credo che siano testimonianze di un profondo atto d'amore nei confronti della propria terra e sono diciamo, iniziative che legano lo spirito di innovazione con la volontà di preservare la tradizione e soprattutto di tramandare quei principi della civiltà contadina che sono il rispetto per l'uomo e per l'ambiente in cui vivono. Buondì! Un grande grazie alla famiglia Nonino che con il premio Risit Daur
ci ha fatto riflettere sul nostro futuro, che è fatto nel rispetto dei valori del nostro passato, che tante volte per interessi dimentichiamo. Quello che ci sta accadendo ci deve far riflettere per il bene dei nostri figli e le generazioni future per andare avanti. Per andare avanti bisogna tornare indietro, per salvaguardare l'unica cosa che abbiamo, la vita della nostra terra. Non dimentichiamo i vecchi modi di lavorare, le vecchie specie, e solo così ci aspetta un futuro roseo. Grazie, ciao. 45 years ago, the Nonino family created a prize that we can now see was far ahead of its time, even visionary. This was long before anyone gave much thought to agricultural conservation as essential to the survival of certain flavors, qualities, and experiences that we prize and that reflect the best in our deep, entangled relationship to the natural world. The Golden Vine recognizes writers whose work shines a light on the relationship between humans and the plants we depend on, but seldom think much about or honor. But of course, the Nonino family understood all this nearly a half century ago, because they recognized their own dependence on a specific set of plants, the traditional grapevines of Friuli, which were in danger of being supplanted by new hybrids. In 2013, I was awarded the Golden Vine and traveled with my wife, Judith, to receive the prize and celebrate with the family and its community. This event remains one of the high points of my career as a writer. I'm grateful for the friendships Judith and I formed over that memorable weekend, but especially for this recognition of the passion I share with the Nonino family for tending the earth and for nurturing the symbiotic relationship between plants like the ancient vines of Friuli and human culture at its most civilized and beautiful. Thank you. I premi Nonino furono creati per la signora Gianola Nonino e il signore Benito Nonino, per basicamente per rafforzare i legami fra la creazione culturale italiana e il spirito e la vita dei territori contadini d'Italia. Con una rinnovazione costante degli intercambi fra questi territori e le opere creative italiane o straniere, ma basate nascite in il territorio italiano. Perché pensiamo tutti che la vita culturale è fatta dei legami con un territorio, con la terra di un paese, tanto come relazioni fra umani o tutta classe di attori di un territorio.
il premio Nonino, i premi Nonino, dopo dei tanti anni di un progresso spettacolare, vogliono partecipare più direttamente nella difesa di sua ispirazione originale, con la creazione in grandi centri internazionali, italiani o stranieri, dei incontri, dei dibattiti culturali, per esempio in Parigi, in Berlino, in San Francisco o Nuova York o nei territori, i paesi che furono trasformati per il spirito italiano durante la sua storia. Io, Alain Touraine, sociologo francese, ma lo che è più importante, amico e ammiratore della terra e degli spiriti italiani, sarei felice di partecipare in questa estensione del magnifico premio Nonino. Con mi saluti e l'espressione di mio innamoramento per la terra e la cultura italiane. I am Yang Lian, the winner of Nonino Poetry Prize in 2012. I want to send my warmest congratulations to the 45th Nonino Prize this year. To me, the Nonino Prize is one of the most important international literature prizes in the world. It's not only because of the delicious Nonino Grappa, but also because of the concept represented by the prize. I had an article which titled International Within the Local. To me, the international never been a hollow word. It has to be based on the profound exchanges between the different roots of different culture. A poet has to grow up her or his own root into the soil of life and language. Therefore, to make the good exchanges with others. I do hope this great tradition of profound exchanges will be proved by winners this year and continue in the future. Thank you very much. Thank you so much for the Nonino Prize. It's been a tremendous help to the areas of scholarship in which I work.